avevamo denunciato insieme al segretario e coordinatore di Taranto Senza Ilva, Adriano Recchia, lo stato di degrado, di abbandono in cui versavano le vasche della concattedrale, una vera palude, le acque color marrone, insomma un qualcosa veramente di osceno proprio dal punto di vista della sicurezza igienico-sanitaria. Aver preso per le orecchie, tra virgolette, l'amministrazione comunale di Taranto, l'amministrazione Melucci, è servito. Evidentemente anche questo è il ruolo di consigliere di opposizione che denuncia i problemi con la finalità di vederli risolti. E vedete, in un arco di tempo molto breve sono arrivati i mezzi dell'autospurgo che hanno intanto prosciugato, no, le varie le acque stagnanti che c'erano, e quindi ora mi auguro che la situazione ritornerà a norma. Dispiace però che bisogna alzare la voce, bisogna usare i toni forti, bisogna sputtanare le inefficienze dell'amministrazione Melucci per ottenere dei risultati, e ora il risultato è stato raggiunto proprio questa mattina. Vedete, i mezzi dell'autospurgo hanno completato l'opera e quindi ora vanno via. Come dire, è una soddisfazione, perché 4.200 voti ottenuti dai cittadini meritano delle risposte, e vedete, io sono pronto ad accogliere tutte le vostre segnalazioni, non con la presunzione di risolvere tutto, ma di cercare di impegnarmi per risolverle. Questo, come dire, è un risultato, una meta raggiunta, un motivo di soddisfazione. E che dire, grazie a voi 4.200 votanti, sarò sempre a vostra disposizione, a disposizione di tutta la città, anche di chi non mi ha votato. Chi vuole può contattarmi sempre al 339 240 4 240. Avanti così.